Ah, ma sei tu? Vieni, vieni. Ah, tu sei già qui per il tour di Control Fitness, giusto? Guarda, siamo giusto un mesetto in anticipo, però non c'è problema. Ti faccio vedere tutto io, così poi, anzi, fra un mese vediamo se sono stato bravo. Allora, io lascerei per ultima la sala questa di qua, che sarà la sala fitness. Anche perché se magari mi segui già da un po', hai visto già i miei precedenti studi e non è la parte più innovativa di oggi. Quindi io partirei proprio da qui, dove teoricamente qui ci stava benissimo, non so, un banchetto della reception. Ma non essendo questa una palestra, invece qui la mia idea è mettere un paio di poltroncine, un tavolino. Perché immaginiamoci una persona che arriva un po' troppo in anticipo rispetto magari alla sua lezione col PT o a un corso che deve fare e quindi si vuole mettere qui e farsi un po' i suoi. E allora vi potrete sedere qui, metterò anche un tavolino, volete anche mettere i piedi sopra il tavolino? Non c'è problema per me. Ma proseguiamo e andiamo nel co-working. Il co-working, per chi non lo sapesse, è uno spazio condiviso con altre persone dove poter lavorare e infatti io qui, come potete vedere dai potenti mezzi che abbiamo a disposizione, metterò un tavolone un po' più grande anche di così, dove poter lavorare e volendo anche fare amicizia. Metterò delle mensole sulle pareti con degli sgabelli, così recupero qualche posto in più. E qui uno o due tavolini singoli, rotondi o quadrati, dove mettersi tendenzialmente da soli. Ancora meglio se con le cuffiette, anche se sono spente, così la gente non vi infastidisce. Ma la sala non sarà tutta co-working. Mi sembrava un po' rischioso prima di aver capito se è un tipo di accoppiata vincente. E quindi, dove è stata tracciata esattamente questa riga, tirerò su una parete fino al soffitto, quindi completamente insonorizzata, perché al di qua andremo a fare dei piccoli corsi. Piccoli corsi perché per me è sempre importante che l'istruttore riesca a guardare l'esecuzione dei movimenti e quindi 4-5 persone più l'istruttore di qua faranno cose tipo yoga, cose tipo respirazione, mindfulness. Insomma, per evitare che tutte le persone invece al di qua, cioè i lavoratori, si ritrovino come me a fine giornata con mal di testa, mal di schiena perché siamo stati seduti tutto il giorno. Non sappiamo che giorno è, che mese è e a volte anche in che anno siamo. Ma comunque, di qua dovrei aggiungere l'ultima cosa, un mobiletto con magari un piccolo microonde per chi vuole fare la sua pausa pranzo ma si porta, come si dice a Milano, la schiscetta e una macchina per il caffè che sarà un po' il cuore pulsante di questo posto perché prima di andare a fare un corso magari mi prenderò un caffettino. Nella mia pausa lavoro mi prenderò un caffettino. Chi allora di là col personal trainer prima si prenderà un caffettino. Quindi fondamentalmente mi costerete tantissimo di caffettini, ma per voi va bene. Proseguiamo. Di qua, senza che ci addentriamo così tanto, ci sarà uno spogliatoio in questo spazio lungo. Qui ho deciso di fare spogliatoio maschile, in fondo ancora manca ma verrà fatta una doccia e proseguiamo in questo ambiente che sarà un ufficio e precisamente l'ufficio del boss. Ora, voi direte che forse è un po' grande per un ufficio, ma in realtà sarà un ufficio multipotenziale, nel senso che sarà sia il mio ufficio dove farmi principalmente i fatti miei, ma ci sarà anche un lettino, potrà essere usato eventualmente da un nutrizionista, da un osteopata, insomma un po' di figure a completamento dell'offerta, ma visto che sono un creator di un certo livello, voglio anche attrezzarlo per fare dirette video, registrare i miei video, registrare podcast, magari un tavolo con due microfoni per fare delle interviste. Insomma, sarà una roba un po' tamarra con dei neon. Ma ora proseguiamo di qua, anche se in realtà questa porta rimarrà chiusa e dovremo fare il giro, ma ripeto, solo per te possiamo già andare in questo altro spazio che
più luminoso, un po' più carino, sarà lo spogliatoio femminile, che prosegue addirittura al piano di sopra, dove troviamo addirittura due bagni, due docce, c'è già il lavandino, ci sono gli specchi con le luci alla Hollywood, e quindi non soffermiamoci troppo perché è tutto pulito e sistemato. E infine la persona che si è cambiata potrà fare il suo ingresso trionfale in questa qui. Come vi ho detto, sarà la sala fitness, quindi qua ci si allenerà, ci saranno lezioni col PT, ci saranno un po' di macchine particolari. Ora, tutto quello che manca e che per ora ci siamo solo immaginati da questo mio epico racconto, penso proprio che lo comprerò insieme a voi andando a fare delle live dove vi spiego perché prendo un macchinario, perché prendo magari una determinata sedia di là nel coworking, e dove potrete anche dirmi la vostra e fare due chiacchiere. Quindi attivate la campanella, sennò poi succede che venite qui e mi dite che quella sedia è scomoda. Potevamo comprarla insieme in live. Per questo tour e per oggi è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live.